Ciao a tutti ragazzi, sono Simone di My Personal Pizza e questa è la punizione di Scherzi Bastardi. Nell'ultimo episodio di Scherzi Bastardi vi abbiamo chiesto di commentare scrivendo appunto la punizione che avrei dovuto fare. Bene, tra tutti i commenti ho scelto questo qui e l'ho scelto perché è tipo da una vita che voglio fare uno scherzo a mia mamma e questa mi sembrava veramente l'occasione perfetta. E quindi le ho confessato di essere gay e ho filmato la sua reazione. Però per capire bene il video sono necessarie tre premesse. La prima è che la Giada che sentirete nominare è la mia attuale ragazza. La seconda è che prima dello scherzo mi sono messaggiato con un finto profilo WhatsApp, che tra l'altro era Cree, per rendere la cosa un po' più verosimile. Tra l'altro probabilmente metteremo gli screen di questa conversazione sulla nostra pagina Facebook, quindi andate a seguirci su Facebook. La terza cosa è che per tutto il video ho dovuto parlare in dialetto, in triestino, perché io in casa parlo solo in dialetto, non parlo in italiano, e quindi se avessi iniziato quel giorno a parlare in italiano sarei stato troppo poco credibile. Bene, dette queste premesse, posso farvi iniziare a guardare la punizione. Con una sfida fallita, Simone si proclama il primo perdente di Scherzi Bastardi. Quale sarà la sua penitenza? Sarete proprio voi a deciderla. Sentite, vieni qua un attimo che te devo parlare. Ti venite qua un secondo. Sentite un attimo qua. Che bello. Che bello. Penny, piazza, dai. Cos'è nato? Mamma mia, con ansia, con tratta. Cos'è? Terribile. Cos'è nato? Forza. Cos'è? Devo dirti una roba. E dimmi. Ma non sei facile. No, non sei brutta. Ti non so come che ti accetterà. C'entra Giada? Anche. Cos'è nata? No, non c'entra Giada, c'entro più me. Cos'è? Cosa anche la molada? Penso che farò. Te la trovo un'altra? No. No, un'altra. Un altro? Cos'è? Se ricordi che avevo periodi bui così? Sì. Ecco, avevo un poco dei dubbi. Che niente, che adesso con Giada mi sono un poco confermato. Ti piace un altro? Non so che mi piace un altro. Sono quei discorsi che forse un genitore non so che se voglio troppo sentir dire. Però ultimamente ho capito che non mi piace... Le donne? Cioè, ti giuro, ma... E cosa c'è, Simone? E se deve vergognarsi? Non so, non calcolo che non avevo mai detto nessuno, cercavo un giorno di parlare con l'olio al limite. Non me la facevo, mi ho avuto tutto quel periodo in cui magari... in cui magari non sapevo, e adesso stando con Giada, dopo quel che è un attimo successo, mi sono accorto che... Cosa è successo? Che ho praticamente un moroso. E che sei? Allora, intanto mi fa piacere che te la stai chiappando bene. È un mio compagno di corso. Mi mese è capitato che sto... non dico quest'estate, ma poco prima di quest'estate, a maggio, tipo... E prima, cioè, mi causava più o meno sti dubbi che non volevo avere, motivo per cui non stavo tanto bene. E dopo, come si è capita sta roba qua, che sto mulo, non so, dentro di me sapevo già che mi poteva piacere, ma non volevo saperlo, non volevo ammettermelo a me stesso. E siamo andati a sta festa, sto mio compagno di corso, che si è fuori. E se il motivo per cui lui vive qua e la maggior parte delle volte che mi dico vado di Giada, non vado di Giada. Veramente? Sì. Potresti accendere il video. Mamma, dai! Ma te pare? E non te va di Giada. Se sto mio compagno di corso, che si chiama Manuel, solo che tra una roba e l'altra mi ho detto devo parlarvi, lui che ha detto ai suoi che già va a affrontarmi, non avevo mai detto a nessuno, perché cosa ha detto?
Cos'è Gadito? Gadito? Gli ho detto che avevo problemi, che stavo con Giada, che quando vedo Giada non so che stavo bene, che non so se te ne potevi credere, visto che appunto gli ho anche detto che sono solito a fare sti scherzi e tutto quanto. Mi ha detto, guarda, tu parlane, e sapeva che ieri mo soli, oggi, era per un paio di giorni che volevo dirti, parlane, e vedi, cioè, se te vuoi, mi ho detto, gli ho detto, non so se mi crederà, però una delle robe che volevo era fare, cioè, intanto sapere cosa te pensi. Simone, questo è quello che penso, per me, cioè, la tua vita te devi essere felice, te. Mi l'ho già capito. Boh, comunque, se ti vuole, mi ho detto di venire qua. Io adesso sono andato in mezzo con Penny, ho visto lui, gli ho detto vieni qua, ti presento, te lo puoi vedere. Intanto vi dico che mi credi. Ma non sai che si c'è da qua sotto? Ma no, mamma mia, non ti cacca i problemi, non sai che problemi che ho a dirglielo. Giada, sono uno degli ultimi miei pensieri adesso. Ma chi c'è da problemi? A Ela! A Giada? Un'amorosa che non me la sento di avere. Beh? Vengo su. Eh beh! La mia porta è aperta. E questo è il tuo amoroso? Non sei mio amoroso, non sei un che mi piace, che va avanti anche lui avere amorosa e... E dopo che ha scoperto che... Diciamo, non lo capisco se... Ma mamma! Cioè Tito mi fa sempre scherzi. Ma è te... Ma verza porta! Cioè. Ma verza! Così che ne parliamo! Non ti cala l'idea che... Se la punizione dei scherzi bastardi. Questa è la punizione per me. Bene ragazzi, il video è finito, spero tantissimo vi sia piaciuto, spero abbia seguito i canoni pazzeschi di Stefano Baglio e del suo fantastico format, quindi mettete mi piace appunto se vi è piaciuto, anche tu mamma che mi stai guardando metti mi piace dai, scusami. Commentate scrivendo cosa vi è piaciuto di più di questa punizione e soprattutto seguite Stefano Baglio, il suo format Scherzi Bastardi, il link dell'ultimo video in descrizione, perché prestissimo ci sarà un altro perdente e quindi un'altra punizione. Non saprei cos'altro dirvi se non ciao a tutti e buona pizza! Ragazzi, ancora una cosa, punizione di Scherzi Bastardi a parte... Ci tengo a dirvi a chiunque di voi che abbia dei problemi di parlare, non tenersi tutto quanto dentro perché può essere veramente difficile. Questo video è stato un po' anche la prova di come effettivamente un genitore sappia accettarvi qualsiasi sia il vostro problema. Quindi non abbiate paura perché veramente con i vostri genitori non avete nulla da temere. E quindi, ancora, ciao a tutti e buona pizza!